Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo fra le tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 27, 22 febbraio 1925. Stavo pensando al santo volere divino e pregavo il mio amabile Gesù che per sua bontà mi desse la grazia che in tutto compissi la sua santissima volontà e dicevo: tu che ami e vuoi che questa si faccia, aiutami, assistimi, rimboccami in ogni istante questo tuo volere affinché nessun'altra cosa possa avere vita in me. Ora, mentre pregavo, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e stringendomi forte a sé mi ha detto: figlia mia, come mi ferisce il cuore la preghiera di chi cerca solo il mio volere. Sento l'eco della mia preghiera che feci stando io sulla terra. Tutte le mie preghiere si riducevano ad un punto solo, che è la volontà del Padre mio, tanto su di me
quanto su tutte le creature si compisse. Fu il più grande onore per me e per il Celeste Padre, che in tutto feci la sua santissima volontà. La mia umanità, col fare sempre ed in tutto la volontà dell'Eterno, apriva le vie tra la volontà umana e la divina, chiuse dalla creatura. Tu devi sapere che la divinità, nel creare l'uomo, formò tante vie di comunicazione tra il creatore e la creatura. Vi erano le tre potenze dell'anima, via per comprendere la mia volontà, l'intelligenza, via per comprendere la mia volontà, la memoria, via per ricordarsene continuamente, la volontà in mezzo a queste due vie formava la terza via per involarsi nella volontà del suo creatore. L'intelligenza e la memoria erano il sostegno, la difesa, la forza della mia volontà, perché non potesse traballare né a destra né a sinistra. Vi era l'occhio perché potesse guardare le bellezze, le ricchezze che ci sono nella mia volontà. Vi era l'udito perché potesse sentire le chiamate, le armonie che ci sono in essa. Vi era la parola in cui potesse ricevere il mio continuo sbocco della mia parola fiat ed i beni che il mio fiat contiene. Via le mani, che l'uomo, elevandole nelle sue opere, nella mia volontà, raggiungerebbe unificare le sue opere alle opere del suo creatore. Via i piedi, per seguire i passi del mio volere. Via il cuore, i desideri, gli affetti, per riempirsi dell'amore della mia volontà e riposarsi in essa. Vedi dunque quante vie ci sono nella creatura per venire nella mia volontà, purché lo volesse. Tutte le vie erano aperte tra Dio e l'uomo, e in virtù della nostra volontà i nostri beni erano suoi. Del resto era nostro figlio, immagine nostra, uscita dalle nostre mani e dall'alito bruciante del nostro seno. Ma la volontà umana, ingrata, non volle godere dei diritti che noi gli demmo dei nostri beni, e non volendo fare la nostra volontà, fece la sua. E facendo la sua, mise le sbarre, i cancelli a queste vie, e si restrinse nel misero cerchio della sua volontà, si smarrì dalla nostra ed andò errante nell'esilio delle sue passioni, delle sue debolezze, sotto un carico tenebroso di tempeste e di tuoni. Povero figlio, in mezzo a tanti mali voluti da lui stesso, sicché ogni atto di volontà umana è una sbarra che mette alla mia, è un cancello che forma per impedire l'unione dei nostri voleri e la comunicazione dei beni tra il cielo e la terra viene ininterrotta. Viene interrotta. La mia umanità, compassionando ed amando con amore infinito l'uomo, col fare in tutto la volontà del Padre mio, mantenne integralmente queste vie ed impetrò di togliere le sbarre e di spezzare i cancelli e la volontà, che la volontà umana aveva formato. Sicché aprì di nuovo le vie a chiunque vuol venire nella mia volontà per restituirgli i nostri voluti diritti con cui creiamo l'uomo. Le vie sono necessarie per facilitare il cammino, sono mezzi per poter spesso fare una visitina alla sua propria patria celeste.
e conoscendo com'è bella la sua patria, come si sta felice, l'ama ed aspira di prenderne il possesso, e quindi vive distaccato dall'esilio della terra. Queste vie nella creatura erano necessarie per fare che spesso salisse alla sua vera patria, la conoscesse ed amasse. E un segno che l'anima sta in queste vie è se ama la sua patria celeste. E se mettendosi in via nella nostra volontà vi fa le sue visitine, questo è anche un segno per te. Non ti ricordi quante volte prendevi la via del cielo e penetravi nelle regioni celesti? E facendo la tua piccola visita, il mio volere discendeva nell'esilio, e tu amando la patria, l'esilio ti pareva brutto e quasi insopportabile. Ma questo amare la patria, sentire l'amarezza di vivere nell'esilio, era buon segno per te, che la patria è tua. Vedi, anche nelle cose di questo mondo succede così. Se uno tiene una grande possessione, si forma la via per andare spesso a visitarla, godersela, a prendere i beni che ci sono in essa, e mentre la visita la ama e se la porta nel proprio cuore. Ma se invece non si forma una via, mai visita la sua possessione, perché senza via è quasi impenetrabile, non ne parla mai, cioè è un segno che non la ama e disprezza i suoi stessi beni, e adotta che poteva essere un ricco per la sua cattiva volontà, è un povero che vive nella più squallida miseria. Ecco perciò la mia sapienza nel creare l'uomo volle formare le mie vie tra me e lui, per facilitarle la santità, la comunicazione dei nostri beni e l'entrata nella patria celeste. Meditare approfonditamente questo splendido brano richiederebbe davvero una lunghissima meditazione assolutamente spropositata, forse ci si potrebbe addirittura fare un ritiro, ecco, sicuramente di un giorno, forse anche di più, con un brano come questo, perché al di là del discorso che Gesù fa, tutto sommato oggi è abbastanza comprensibile e ruotante intorno a 2-3 punti, però in alcuni particolari, in alcuni dettagli, apre potenzialmente delle vie di riflessione da che porterebbero molto molto lontano. È bellissima, a mio avviso, soprattutto la sezione in cui Gesù spiega queste vie di comunicazione tra il creatore e la creatura, no? Potrebbe essere proprio il titolo di questa meditazione, perché ne è un po' il leitmotiv. Anzitutto però, come sempre, andiamo con ordine. La preghiera di Luisa, che era la preghiera di Gesù e che dovrebbe essere la nostra preghiera. Che cosa chiedeva Luisa? Aiutami, assistami, rimboccami in ogni istante questo tuo volere in me, affinché nessun'altra cosa possa avere vita in me. Quando la nostra preghiera diventerà questa preghiera, ecco, fatta veramente dal profondo del cuore, quindi non solo una preghiera di labbra, neanche una preghiera, come dire, che esprime una vaga velleità, ma una preghiera che è un anelito profondo, che è espressione davvero di ciò che vogliamo. E quando qualche cosa, ecco, si frappone allo spirito e all'oggetto di questa preghiera, facciamo molta attenzione a sbatterla subito via e lontano dalla nostra anima, le uscite dalla divina volontà, via. Pregavo il mio bambino Gesù che per sua bontà mi desse la grazia che in tutto compissi la sua santissima volontà. E Gesù dice: mi ferisce il cuore la preghiera di chi cerca solo il mio volere, perché questa è l'eco della mia preghiera. Allora,
Tante volte, tante persone, come dire, sentendo queste cose, cominciano a farsi una montagna di domande. Però se Tizio mi chiede di pregare perché ha la malattia e deve guarire, se Caio mi chiede di pregare perché deve trovare lavoro, se Sempronio mi chiede di pregare perché non trova moglie e vuole essere a trovarlo, la posso fare questa preghiera? Allora, che cosa rispondere dinanzi a queste cose, no? La prima risposta è che già porsi queste domande significa non aver capito bene quello che Gesù dice. Perché che sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, che è il cuore del Fiat Santificante, è il cuore anche del Padre Nostro, è il cuore della preghiera cristiana. Non è importante che Tizio guarisca dalla malattia, no. È importante che si faccia la Divina Volontà, che se passa per quella malattia, Fiat. D'accordo. In quel caso la preghiera corretta, ma noi non possiamo sapere queste cose, sarebbe dammi solo la grazia di viverla santamente e di offrirla santamente. Non guariscimi, e noi questo non lo possiamo sapere, perché non conosciamo i divini disegni. Se il fatto che Tizio resti un pochino di tempo senza lavoro gli fa bene a tante cose, deve distaccarsi da tante situazioni, deve essere purificato, c'è un'espiazione dei suoi peccati, che ne sappiamo? Pregare in continuazione perché trovi lavoro potrebbe significare chiedere al Signore una grazia, ma capiamo subito che questa è una preghiera di umana volontà, anche se la cosa chiesta di per sé è buona. D'accordo? Santa Madre Chiesa ci insegna che noi possiamo chiedere cose buone al Signore, per carità. Ecco. Però la cosa migliore è che si faccia la sua volontà. Non avere intenzioni di preghiera. Questa è la perfezione. C'ho un desiderio, ma un desiderio può diventare un desiderio veemente, può diventare un desiderio martellante, che quindi poi informa la mia volontà e ciò che desidero lo voglio a tutti i costi. Cioè, ma è una cosa buona. È una cosa lecita, addirittura una cosa santa, l'abbiamo sentito nei giorni scorsi, no? Come l'umana volontà può avere il suo campo d'azione anche nelle cose sante, perché se quella cosa santa per te ora o sempre Dio non la vuole, tu non la devi cercare. E se la cerchi, anche se santa, stai facendo l'umana volontà. Che, come abbiamo sentito dire da Gesù, ogni atto di volontà umana è una sbarra che mette alla mia, un cancello che forma per impedire l'unione dei nostri voleri e soprattutto la comunicazione dei beni tra il cielo e la terra. Ecco perché voglia il Signore farci comprendere queste cose. Quando uno ha compreso bene queste cose, non la fa più quella domanda, perché è una domanda inutile. Che la volontà del Padre mio, tanto su di me quanto su tutte le creature, si compisse, dice, fu il più grande onore per me e per il Celeste Padre. E Dio in tutto fece la sua santissima volontà. Ora, attraverso 33 anni di ininterrotta fusione, unione e compimento della Divina Volontà, Gesù riaprì tutte le vie, ci spiega, vie di comunicazione. Oggi nel mondo moderno le vie di comunicazione sono una cosa fondamentale, no? Quindi abbiamo delle grandi vie di comunicazione, quindi in Italia un po' meno, insomma, in certi posti un po' più all'avanguardia, alte velocità, autostrade a 6 corsie, quindi, ecco, tutte quante le cose ultramoderne che ci permettono, poi non parliamo delle vie di comunicazione adesso attuali, multimediali, insomma, che ci fanno arrivare istantaneamente dall'altra parte del mondo.
Quindi questo linguaggio oggi, ecco, è facilmente comprensibile anche all'uomo contemporaneo. E quali sono queste vie di comunicazione un po' particolari? Come comunichiamo noi con il creatore? E come comunica il creatore con noi? La comunicazione oggi esiste anche una disciplina universitaria che si chiama scienza della comunicazione. Allora, ci sono tante vie di comunicazione. Tanti strumenti di comunicazione. Anzitutto le facoltà spirituali o potenze dell'anima. All'intelligenza. Tu comunichi con l'Altissimo tramite l'intelligenza quando cerchi di comprendere la divina volontà, non l'umana. Tutte le volte in cui ti interroghi, in cui ti chiedi, in cui cerchi cosa vorrà il Signore in questa situazione, cosa mi sta chiedendo adesso. Cosa si attende da me, come devo comportarmi, cosa desidera che faccia. Questo è un compito nostro, cioè l'intelligenza a noi ci sarà data per questa motivazione, per comprenderla la divina volontà. Se questo è il motivo per cui è stato creato l'intelligenza, significa che quando una persona veramente vuole comprendere lui, la divina volontà, ma veramente non fa quel processo mentale in cui spera e si augura che la divina volontà non sia altro che la ratifica della propria umana volontà. Quindi non cerca quella divina, ma cerca tutti quanti gli escamotage e le giustificazioni, anche sante, per essere confermato nella propria. Questo evidentemente non è usare l'intelligenza per comprendere la divina volontà, ma è usare l'intelligenza per trovare giustificazioni alla mia umana volontà. Bisogna farsi molto attenti a queste dinamiche sottili e interiori. La memoria. A chi pensiamo noi dalla mattina alla sera? A chi e a cosa? Sono bellissime le considerazioni che Gesù fa sulla patria. C'è un bellissimo passo dei Salmi, al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Al tuo nome e al tuo ricordo tutto il nostro desiderio. Noi non lo conosciamo il paradiso, non ci rendiamo conto di quanto sia bello l'Altissimo, ma ce lo possiamo immaginare. Allora Dio lo sa se tu nella giornata ci pensi a Lui, pensi a quanto è bello il paradiso, lo sa. Se tu nel cuore, sinceramente, perché molti figli dell'uomo sono molto attaccati alla vita terrena, per tante anche buone e sante ragioni. Ma io sono sposato, ho 4 figli, in pochi oggi possono dire questa cosa, però facciamo, ho 2 figli, ecco così lo ampliamo un pochino di più, se moro, se muoio, lascio i figli da soli, quindi no, non ci pensiamo. Com'è questo ragionamento? È un buon ragionamento o no? Per carità, intendiamoci bene, no? È divina, è volontà di Dio che un genitore si prenda cura dei figli, anzitutto li educhi santamente, religiosamente, dopodiché li faccia morire di fame, e dopodiché li educhi, e dopodiché li faccia studiare, favorisca, come dire, la promozione di tutti quanti i loro talenti, delle loro inclinazioni, eccetera, eccetera, no? Ma, d'accordo, se un genitore, il Signore se lo chiamasse, la fede ci dice che certamente sarebbe una sofferenza grande per l'altro genitore che resta e per i figli, ma se questo Dio volesse, cosa dobbiamo pensare? Che da questa immensa sofferenza, da questa immensa prova, verranno fuori tanti benefici, altrimenti il Signore non la permetterebbe, per dire no. Quindi, ieri è stata la festa di Santa Rita, no? Santa Rita amava di più Gesù o i figli? Amava di più le anime dei figli? Aveva più a cuore la salvezza eterna dei figli? O l'affetto, il normale affetto materno, che per carità, oggi a volte è carente
anche questa cosa naturalissima, il che è un brutto segno dei tempi, no? Ma Santa Rita pregava che piuttosto che i figli vendicassero la morte del padre, il Signore se li prendesse, e se li ha presi il Signore. Non conosceva gli scritti di Luisa, non conosceva la Divina Volontà, non aveva fatto tutte queste meditazioni Santa Rita. D'accordo? Ma la memoria al tuo nome, al tuo ricordo, a chi pensiamo, che cosa ci ricordiamo? La memoria è anche la facoltà che poi alimenta i nostri desideri, no? Perché i ricordi accendono i desideri, le aspirazioni. Che ti piacerebbe tanto fare? Cosa vorresti tanto avere? Sinceramente, d'accordo? Ecco perché è sempre provocato il nostro cuore attraverso queste sollecitazioni, no? Ecco, in mezzo a queste due vie la volontà, che appunto alimentata, perché la nostra volontà è alimentata dalla intelligenza e dalla memoria, a seconda di quello che pensiamo, a seconda di quello che ci ricordiamo, il tutto, diciamo così, contornato dalle aspirazioni e dai desideri, così la nostra volontà trova il suo oggetto e poi si determina, si forma. Vuole questo, vuole quell'altro. E quindi si unisce alla volontà di Dio o esce dalla volontà di Dio. Ancora, vi era l'occhio. Che ci facciamo noi con i nostri occhi? Non parliamo nemmeno oggi degli innumerevoli peccati di occhio che si fanno con sbattuti in continuazione davanti a tutti con la corruzione che dilaga, no? Ma gli occhi sono per guardare le bellezze, le ricchezze che ci sono nella mia volontà, attenzione, non soltanto nella mia volontà in se stessa, ma sappiamo benissimo che gli occhi, l'uso santo degli occhi, è imparare a guardare con occhi nuovi il creato e le creature, che si vedono, il sole si vede, le piante si vedono, gli animali si vedono, le persone si vedono, ma con che occhio le guardo? Via l'udito esterno e l'udito interno. Quante ispirazioni ci manda dalla mattina alla sera nostro Signore, la maggioranza delle quali proprio ignorate, cioè uno non se ne rende nemmeno conto, e la minoranza di quelle che vengono non ignorate, quindi in qualche modo percepite, in questa minoranza la maggioranza vengono disattese. E quindi il nostro udito interiore e qualche volta anche esteriore, per esempio chi ascolta una catechesi, una meditazione, non deve mai pensare alla persona che la sta facendo, deve, altrimenti non ha senso che l'ascolti, ritenere che Dio usa tutti gli strumenti più inadeguati, quindi attraverso quella voce che sta parlando misteriosamente opera Dio, che attraverso quella voce esteriore vuole parlare al tuo cuore. Ecco perché non dobbiamo mai attaccarci a nessuna creatura sensibile, per quanto retta, santa, pensiamo che sia, sottolineo pensiamo, perché nessuno può conoscere realmente cosa c'è nel cuore di un uomo o di una donna, solo Dio lo conosce. Ecco perché non dobbiamo mai giudicare né nel bene né nel male. Cosa sentono le mie orecchie? Anche qui, oggi ci sarebbero molti esercizi di igiene mentale da fare con tutto quello che si sente. Chiude gli occhi per non vedere il male, si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, dice un salmo, il programma di un re fedele a Dio, si trova nelle lodi mattutine, adesso non mi ricordo in quale giorno, no? È necessario sentire tutto quanto l'immondezzaio di brutte notizie che ci circonda dalla mattina alla sera? C'è gente che non fa altro dalla mattina alla sera che angosciarsi per sentire tutto il peggio che ci sta in giro. È usare bene le nostre orecchie a fare questo? Io ho qualche dubbio, insomma, no? Non parliamo della parola, l'uso che facciamo della parola.
in cui potessi ricevere il continuo sbocco della mia parola fiat. Invece molte parole non ricevono lo sbocco della parola fiat, ma sono sboccacciate. Il parlare contemporaneo, sguaiato, volgare, maleducato, irrispettoso, io delle volte mi trovo in difficoltà anche con cose che mi arrivano, mail, messaggi, commenti, cioè, perché non posso mancare alla carità verso nessuno, ma veramente delle volte ci sarei proprio da dire, ma scusa, insomma, no? Invasioni di domande personali, insomma, da una persona, cioè, ma io non ti ho mai visto né conosciuto, a parte che sono un sacerdote, non ti ho mai visto, tu pigli parti in quarta dando del tu e a fare una domanda personale, ma tu che fai in questa situazione? Io capisco che non si rende conto quello che sta scrivendo, ma hai capito? Cioè, ma che cosa ti devo rispondere? La parola. Poi le mani, i piedi, qui non la finiremo più, siamo già a 31 minuti, dobbiamo chiudere, no? Ecco perché dicevo che qui, se uno volesse meditare bene, facciamo notte, insomma, con questo brano, no? Purtroppo però, queste sono le vie di comunicazione, e qui il senso della meditazione di oggi è molto semplice. Cosa ci facciamo con queste vie di comunicazione? Con chi comunichiamo attraverso queste vie? Con la divina volontà, con l'umana volontà o col diavolo, che è la stessa cosa, insomma. Perché queste sono affidate al nostro uso, eh. La strada che percorriamo, i luoghi dove andiamo, insomma, le scelte che facciamo, sono le nostre, insomma. Vogliamo andare erranti nell'esilio delle nostre passioni, nelle debolezze, sotto un cielo tenebroso, carico di tempeste e di tuoni, in mezzo a tanti mali, voluti da noi stessi. Tutti si lamentano, oh, quanto sto male, padre, io sto male, io sto male, io sto male, io sto male. Beh, quando si cresce un po', perché i bambini si lamentano che stanno male, no? C'hanno la bua e cominciano a piangere, c'ho la bua, per carità, perché quando uno sta male si lamenta. Questo. Ma una persona adulta non può stare sempre a dire sto male, sto male, sto male, trascorrere la vita cercando semplicemente conforti, consolazioni, palliativi. Si farà la grandissima domanda, ma perché sto male? E se la fa fatta bene nel 95 e mi tengo basso per cento dei casi, dirà che questi mali che vive e che sente li ha tutti voluti lui stesso o lei stessa. Povero figlio, in mezzo a tanti mali voluti da lui stesso. Questa è un'altra conoscenza fondamentale che si acquisisce nel divino volere. E allora che cosa accadrà? Accadrà la conversione. Perché queste vie, che sicuramente ho utilizzato per comunicare non con Dio, ma con altro o con altri, comincerò ad utilizzarle bene. Concludiamo. Qual è il segno che noi stiamo su queste vie, quindi che stiamo sintonizzati bene su queste vie? Lo dice Gesù. E se ama la sua patria celeste e se mettendosi in via la nostra volontà vi fa le sue visitine. Noi facciamo qualche visitina al paradiso? Guardate, questo non è un gioco, eh. Nella nostra preghiera profonda, il Signore lo vede. Esprimiamo al Signore il nostro amore, i nostri aneliti, il nostro desiderio del cielo, la nostra, per quanto sta in noi, partiremo subito, l'amarezza di vivere nell'esilio, o siamo attaccati alla vita terrena, alle nostre cose, abbiamo paura di morire o di soffrire. Spesso la domanda mi viene fatta, come faccio a sapere se sto nella divina volontà? Oggi il Signore ci dà un'altra spia, tanto quanto pensi al paradiso. E a quanto frequentemente nel paradiso ci vai? Noi non possiamo andarci materialmente, possiamo andarci con la preghiera. Quando si impara a pregare, e si impara a pregare nella divina volontà molto bene, se io posso fare un giro, figuriamoci se non posso
andarmene in paradiso. Ecco, abbiamo tante cose su cui oggi riflettere. Lo Spirito Santo faccia il resto nella nostra anima. O Santa Vergine Divina Maria, noi sappiamo bene che lo stadio compiuto, lo stadio maturo, ecco, del vivere nel Divin Volere consiste nel raggiungere la connessione ininterrotta come un modem collegato alla rete. Quindi non solo tutte quante queste vie di comunicazione aperte e ben percorse, ma veramente ininterrottamente connessi. Questo è, come Gesù ci ha detto, via di vera santità e di grande felicità anche in questo mondo. È il modo con cui viviamo pienamente il nostro esilio terreno, glorificando la divina volontà, ma con il cuore già fisso e puntato in cielo. Portaci piano piano, con la tua materna intercessione, con il tuo esempio e con la tua protezione, verso questa vetta del vivere nel divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.